È già passato ormai un anno dalla prima edizione di Emerging Design e siamo di nuovo qui con nuovi stilisti, con una nuova selezione fatta da esperti del nostro settore per far sì che questa fiera diventi sempre più interessante. È una selezione internazionale perché noi pensiamo che il confronto è la cosa più importante. Questa fiera è nata proprio per un confronto fra giovani e new designer. Quello che una volta era importante lo è di meno oggi. Ci sono dei prodotti che prima erano di contorno e oggi sono fondamentali. Le calzature devono avere delle caratteristiche specifiche per incontrare il consenso dei consumatori. E questo fa parte del nostro processo, per cui chiediamo a degli specialisti della moda di collaborare nella selezione degli stilisti e dei loro prodotti. L'area dei designer emergenti è un'area molto importante, è un'area sulla quale MICAM investe moltissimo. A dimostrazione di questo, nella scorsa edizione abbiamo migliorato il progetto realizzando una sfilata dedicata proprio ai designer emergenti. Abbiamo avuto un concorso dedicato. Quest'area è diventata ormai un must all'interno della nostra manifestazione e per questo motivo vogliamo investire moltissimo su questi talenti emergenti. Oggi avere successo nel canale wholesale vuol dire sicuramente avere del talento, ma il solo talento non basta. Accanto al talento è necessario avere sicuramente un partner produttivo. La comunicazione è sempre più importante perché sapere parlare il linguaggio di ciò che tu crei è fondamentale. La scarpa ha un potere molto forte che è quello di banalizzare o di rendere più cool e moderno un total look. La scarpa deve essere in grado di poter raccontare una storia attraverso la provenienza, attraverso il brand o attraverso l'artigianalità. Sintesi, leggerezza, immediatezza. Questi sono alcuni degli standard per concretizzare una comunicazione efficace e contemporanea. Oggi l'elemento visivo influenza il lessico. Un valore aggiunto potrebbe essere raccogliere un'immagine che vada a emozionare in qualche modo chi recepisce quell'immagine. Le scarpe che sicuramente un cliente oggi vuole acquistare sono scarpe comode, confortevoli. Quello che anche questi giovani designer oggi devono comprendere è che comfort non è sinonimo di comodità e agé come era inteso qualche anno fa. L'opportunità quindi per loro è quella di creare dei brand fashion comfort sicuramente più interessanti per un mercato che è sempre molto più esigente.